Dramma suicidi in carcere, stavolta a togliersi la vita un detenuto di 58 anni nel carcere di Carinola in provincia di Caserta, è il quarto in campagna, il quindicesimo in Italia dall'inizio 2024. La tendenza drammatica dei suicidi in carcere in Italia è sorprendente soprattutto per la politica che è indifferente e vive in silenzio le parole del garante dei detenuti della campagna Samuele Ciambriello. I fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica sono stati gli agenti della penitenziaria a trovare il corpo senza vita dell'uomo disabile costretto su una carrozzella che ha deciso di farla finita prima con una cinta, poi con un lenzuolo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare a denunciare l'accaduto. Prima il SAP che chiede più personale in forza a quello esistente tramite il segretario generale Donato Capece che aggiunge un detenuto che si toglie la vita in carcere, è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea. La carenza di operatori sanitari, psicologi e psichiatri è il punto cruciale della questione. I detenuti con problemi mentali si sentono ancora più soli e abbandonati in una struttura penitenziaria quando dovrebbero essere curati altrove il carcere non rieduca e non protegge. Non c'è stato un solo intervento sul problema delle carceri da parte del governo, continua Ciambriello. Si parla di Laria Salis in catena in Ungheria ma nessuno vede ciò che accade in casa nostra. E mentre le carceri continuano ad affollarsi si snocciolano numeri, oltre 60.000 detenuti su 47.000 posti in Italia.